Allora, lunedì abbiamo annunciato che ci saremmo incontrati una volta alla settimana e quindi con la nostra classica coerenza ci incontriamo due volte. Abbiamo dovuto organizzare il tutto in fretta e furia e così. Faccio una valutazione. Lasciatemi essere noioso e lagnoso. Possiamo avere alternative? No. Ah, ok. No, non è l'alternativa. Cioè, Allora, il problema è questo qua. Stiamo cercando di fare tantissime cose via Facebook. Il problema è quello che queste tantissime cose evidentemente funzionano per Facebook, funzionano o non funzionano a seconda di come vengono le cose. Perché sarebbe bello avere come si dice adesso, dei feedback, dei rimandi, delle riflessioni da parte di chiunque partecipi, per cercare di capire quali possono essere le ragioni e quale può essere il modo per unire questi due percorsi. Siccome gli interlocutori sono sempre due, e anche nei libri c'è un autore che scrive e un lettore che legge, qui ci sono due, va bene, non voglio usare gli aggettivi stasera. Che parlano e ci siete voi che ci ascoltate. Per cui sarebbe molto interessante capire le modalità proprio di ascolto e interazione rispetto a questo. Del Fraschini di Francesca che ci ha coinvolto e è la questione del saldare, cioè avviare una riflessione proprio sullo Sì, statuto ma che però, come sai, non riguarda solo C'è Splendore, ma riguarda un po' tutte le cose che si fanno. assolutamente, assolutamente. Però il discorso è: tu pensa il teatro Fraschini in questo momento che cosa. Però il teatro Fraschini in questo momento non può avere un ritorno. Noi invece che Non. siamo aperti e siamo nella realtà, lo vediamo immediatamente qual è il ritorno. Allora, questo non vuol dire che ci sia qualcosa di sbagliato, vuol dire soltanto cerchiamo di capire, cioè, allora, io spero e speriamo che il mondo in parte cambi e nel cambiare ci sta il fatto di tenere le cose che funzionavano del passato e di aprirsi al nuovo e il nuovo significa anche fare cose di questo genere. Abbiamo fatto la presentazione del libro di Amanda Craig, lei era nella sua casa nel Devon, ha avuto 1600 visualizzazioni, era venuta in libreria, ha fatto una presentazione, c'erano 20 persone, però il risultato da un punto di vista così proprio libresco era stato molto più alto in quel caso che nell'altro, anche se abbiamo un rapporto di 1600 visualizzazioni, oltretutto 1600 visualizzazioni, una presentazione durata un'ora e queste visualizzazioni ne abbiamo visto la maggior parte, se non tutte, sono durate per tutta la durata dell'incontro. Allora, qual è la direzione che dobbiamo prendere, che vogliamo prendere? Può anche essere semplicemente il fatto di fare queste cose e fare queste cose sganciato da un discorso No, no, immediatamente librario. ma io trovo che sia molto potente come riflessione, nel senso che proprio mette in luce, fa esplodere come lo splendore deve esserci, perché poi lo splendore ha anche questo senso, quello dell'esplosione, del deflagrare, una serie di tematiche che in realtà sono sotto, che è rispetto
qual è la funzione rispetto a quello che è la sostanza. Cioè, voglio dire, fare il libraio non vuol dire, come sappiamo nella nostra storia, non vuol dire rispondere a una domanda romantica del libraio, che è quello che sta in un luogo, che è la libreria e che ti dà dei consigli, ma è quello che vende dei libri, che allestisce uno spazio, che ordina dei libri, che rende dei libri, che mette in ordine dei Sì, libri per una funzione che è diversa da quella del bibliotecario. sono entrambe un po' le cose, perché sennò Certo, altrimenti uno non farebbe questo lavoro. Anche qui non voglio lamentarmi, ma da un punto di vista commerciale, è una delle. economico, finanziario, questo è un lavoro che può fare soltanto un pazzo, perché non c'è nessun rapporto tra l'impegno e il risultato. Non è una lamentela, quindi ci deve essere un altro elemento. Questo altro elemento non può che essere la passione della relazione con voi, la passione della relazione tra noi, la passione della relazione con i libri, che sostituisce quel delta rispetto al risultato commerciale. Anche perché una delle speranze di questo, adesso veramente faccio una pippa tremenda, di questo mondo che cambi, è che i soldi non siano l'unico termine di valore e che il libro è una di quelle cose che mette subito in evidenza la differenza tra prezzo e valore. Un libro può avere un valore gigantesco e costare poco, o costare moltissimo e non valere nulla. Sì, ma ad esempio anche l'idea delle presentazioni dell'esserci o di allestire uno centro un discorso culturale che non voglio che diventi progetto, perché progetto intende anche una finalità, uno schema che all'interno di un dialogo e di una che può essere anche una conversazione o un'occasione, non per forza deve essere mantenuto, non per forza deve esserci sotteso dal punto di vista della struttura del Fraschini, del teatro, del progetto culturale. Noi abbiamo un progetto che è commerciale e culturale, Sì, ci sono stati anni in cui le librerie avevano dei progetti molto definiti, che erano progetti di ordine ideologico-politico. Certo. Adesso questo non è più, c'è un progetto che però è un progetto, se si vuole, più di ordine letterario-contenutistico. Tieni presente che quando, ovviamente sto parlando con te di cose che tu conosci molto bene, ma quando abbiamo aperto, anzi, quando abbiamo incominciato ad esplorare, Pavia aveva una densità di librerie che era impressionante. Io ne ricordo più di un 20-25, Sì, erano più perché di 20. erano più di 20, cioè solo andare da quello che era Piazza Minerva fino all'università, ne incontravi 6 o 7 dove Ma c'erano forse dentro, anche di più. dove c'era, ce n'era uno importantissimo che era Lo Spettatore, di cui sarebbe il caso ogni tanto Sì, di ricordarne la storia. di ricordare la storia. C'era la Garzanti all'interno C'era dell'università, l'incontro. c'era l'Incontro, che è stata una libreria importantissima che ha formato tanti. Qui c'era C'era Tarantola, Tarantola, sì. c'era Tarantola, poi più in giù in Via Strada Nuova c'era quella libreria di quelle che Giorgio Boatti ogni Incredibile come. tanto, sì, che ogni tanto Giorgio Boatti ne riparla. Voglio dire, sono stati anni anche dove le librerie avevano un'identità che era anche data dal titolare, ma anche da un progetto. E dal fatto che si leggeva molto di più. Alcune fasce. Cioè, chi leggeva molto di più. E questo è il Chi leggeva, leggeva molto di più. punto. Quando si dice, anche qui altro tema, a un certo punto è venuto fuori il discorso, le librerie devono stare aperte perché il libro è un bene di prima necessità. Non è vero. Non è vero nel senso che non è un bene di prima necessità. È un bene che può essere per molti necessario, Per noi. ma Certo. sì, però io sono rimasto veramente basito e stupito a scoprire che in libreria, nelle librerie in Italia ci vanno pochissime persone.
Il numero delle persone che leggono è basso in Italia, molto molto basso, improvvisamente è diventato un bene di prima necessità. No, sono le librerie, sono gli editori che hanno bisogno di vendere per poter stare in piedi, perché siamo tutti sull'orlo del baratro, perché stiamo in piedi così, con la colla. Allora, il discorso quindi è semplicemente quello, anche perché lo sappiamo benissimo che noi, come librai, ma ancora di più, allo stesso modo, i lettori, gli appassionati di libri, comprano molti più libri di quelli che riescono a leggere. Quindi le case sono piene di libri non letti, il che non vuol dire, però avere un libro non letto è un'enorme ricchezza. Umberto Eco diceva che un libro ti entra per osmosi, perché se tu hai sulla libreria un libro con un titolo, tu quel titolo e quell'autore lo conosci. Non è qualcosa che fa parte di un altro universo. E oltretutto poi la bellezza di rileggere un libro dopo che sono passati tantissimi anni. C'è un punto che l'immagine, io ho una scaffale di libri ancora da leggere, no? Io l'ho trovato sempre di una ricchezza potente nel momento in cui si rovescia l'immagine. Cioè, immaginati il lettore che si alza, guarda nella libreria e non trova un libro nuovo da leggere. È un orizzonte di vissuto al passato e di mancanza di sguardo al futuro. Sì, Cioè, è proprio così. Il problema è che in Italia viene vissuto come senso di colpa. certo. Cioè, ho tanti libri, non li ho letti, mi sento in colpa. No, non dovrebbe essere così. Hai tanti libri, non li hai ancora letti, ma viva con i sensi di colpa. Oggi sono veramente. Oggi, sì, certo. Anche Allora, ieri, cioè, dipende dai momenti. io quello che pensavo di impostarlo è riguardo, io sto facendo il lavoro degli elenchi di lettura per le scuole. Di solito escono 8 elenchi, 5 per le primarie e 3 per l'istituto secondario di primo grado, che io continuo a chiamare medie, secondo me medie è il suo nome, Ah, istituto secondario. ho Buona media, Non no? c'è Buona niente di media. medio di una media, non c'è media, non c'è niente di medio di un meglio. Tu pensa che per Tony il termine medio perché voleva dire che era perfetto, Sì, perché perché la perfezione è è nella. nemica del bene e la Certo. perfezione è l'alterità del minimo. Però questo Vabbè, concetto adesso. proprio della medita. Allora, 5 e 3. E quest'anno mi sono trovato veramente a dover pensare alla funzione di dare questi consigli, nel momento in cui normalmente lo scopo era invitare le persone a venire in libreria. Cioè tu davi dei consigli dicendo, come adesso, noi stiamo dando dei consigli sperando che le persone vengano in libreria, se no manca una nostra funzione, manca il completamento della nostra funzione, manca il termine. Il tipo di abitudine delle persone negli spazi, cioè la libreria non può essere più riproposta tale quale, può essere migliorata. Sì, questo è poi è avvenuto negli anni tantissimo, perché quando si parlava delle Certo. librerie degli anni Ottanta erano tantissime, erano librerie quasi e dietro nascosti i libri, questo poi le cose sono molto Gian cambiate. Giacomo Feltrinelli e Montroni. Sì, preferisco dirigere. Sì. Sì, comunque, sì, no, no, voglio dire, è cambiato il mondo, cioè, come tutte le cose, Beh, ti se ricordi? c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento. Prima parlavamo dello spettatore, ti ricordi che lo spettatore, che tra l'altro ha avuto come commesso anche Roberto Santachiara, aveva un si chiama Piero, Pierino. Pierino che sapeva a memoria i cataloghi che venivano messi di costa in ordine di numero di collana, cioè i libri all'interno della libreria si trovavano in ordine di casa editrice, di collana e di numero di collana. Per cui se uno avesse avuto bisogno
della ricerca del tempo perduto di Proust, lo trovava nell'Einaudi, nella Nue e nel. Però quanti lettori conoscevano i cataloghi a memoria e sapevano i numeri di collana? Tanti. Quando noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro, noi conoscevamo i numeri delle collane. Sì, non potevi neanche ordinare il libro attraverso il codice, dovevi mettere titolo. Tipico anche proprio delle passioni, cioè il numero di maglia del giocatore di calcio o di qualunque altro sport, l'appassionato lo conosce, e il numero di collana di un libro è in fondo la stessa cosa. Beh, l'editoria e la passione si reggono, sono due. Cioè, tu pensa a quanti libri sul calcio sono usciti, quanti libri sulla bicicletta sono usciti, quanti libri sul cibo, sulla musica, cioè appena l'editoria ha bisogno di una passione per essere viva, perché L'editoria per il suo è. parla di tutto, quindi tutto va bene. Sì, ma quando trova una passione si gonfia, si. La coltiva, va nelle due direzioni. Basta pensare adesso, il Giro d'Italia quest'anno non è stato fatto, ma ai nomi altissimi di chi ha scritto del Giro d'Italia, sono nomi straordinari. Non è stato fatto, ma è stato fatto un giro d'Italia, il giro senza giro, Sì, certo. che è un giro letterario del Giro d'Italia. Allora io vi parlo velocissimamente di due libri, così non vi rompo. Allora, uno lo sto leggendo perché è arrivato proprio da pochissimo. È Maria Grazia Ciani. Grande grecista, grande filologa classica, filologa greca. Lei in realtà in questo libro, lei Ne avevamo non parlato è già quando abbiamo presentato stato la l'Odissea. morte di Penelope, sì, dice, io non, lei ha tradotto in prosa con una traduzione straordinaria l'Iliade e l'Odissea. Dice, io non posso dire di essere una traduttrice dal greco, perché nessuno può dire di essere un traduttore dal greco, posso dire di essere una traduttrice di Omero. Allora, questo libro si intitola, è un libro di un centinaio di pagine, Le porte del mito. E inizia con questo parallelismo bellissimo tra le porte, nel senso di soglie, di grande potenzialità, ma nello stesso tempo pericolosissime. Pensate alle porte di Tebe, pensate alle porte di Troia, pensate appunto alle porte Scee, eccetera. Cioè la porta è quella cosa che ti mette in contatto con l'esterno, ma che ti difende proprio anche dal nemico. Quindi tutto il tema della soglia, della porta, Che in della. commercio è centrale il tema della porta, Sì, della il tema soglia. della soglia è proprio centrale in quasi tutti gli ambiti, secondo me. E come si dice? E in fondo anche lei dice. Tutta la letteratura che i greci ci hanno lasciato non somiglia forse nella polivalenza dei suoi significati a una cittadella cinta da una ragnatela invisibile ma solida come l'acciaio, nella quale si aprono a volte misteriose e incomprensibili le porte di un significato occulto, fantomatica porta e da un dio che è il dio della luce, della poesia e degli oracoli. Il greco è una lingua intraducibile. Si rifà anche a Sant'Agostino. Sant'Agostino odiava il greco, proprio lo odiava a morte perché diceva non è traducibile. La polivalenza del greco è perché una parola greca può avere un numero quasi infinito di significati a seconda di come è posto. E
Lei fa riferimento poi già dall'inizio a Margheriti Ursenara, Adriano, che dice quasi tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco. E sempre Adriano, nelle memorie della Ursenara, dice: ho amato questa lingua per la sua flessibilità di corpo allenato, ricchezza del vocabolario nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto e vario con la realtà. Se una parola ha contatto diretto e vario con la realtà, ha una plasmabilità straordinaria. Anche Virginia Woolf, che era una grande traduttrice, a un certo punto andava, sclerava e diceva: non è traducibile, il greco non è traducibile. Perché è troppo ricco, non lo possiamo ridurre. Ci sono tutta una serie di riferimenti molto belli, so, per esempio a Shandor Marai, che dopo 30 anni che viveva nel i persiani di Eschilo, in traduzione inglese, Ho dice: scritto in angolese, sì. ma lui poi si è trasferito a Napoli. No, ha vissuto a Napoli qualche anno, poi è andato Ma a non è Venezia. mancato a Napoli, Non credo. cioè mo non è morto, scusa, No, manco. no. Lui ha vissuto tantissimi anni negli Stati Uniti, perché ovviamente la cosa alla quale era un anticomunista feroce. E lui diceva, da qualche parte, leggendo appunto i persiani di Escolo, da qualche parte in lontananza traspare il significato autentico greco del testo. Cioè, lo leggo in inglese perché che senso ha che io lo legga in greco? Da qualche parte il greco comunque c'è. E quindi nel punto in cui sono arrivato è bellissimo il passaggio, quindi dalle porte che sono le porte Shea, che sono le porte della tradizione della grecità, della letteratura greca, dell'epica greca, diventano le difficilissime porte da attraversare e dalle quali tornare per avvicinarsi e tradurre la lingua greca. Cioè c'è proprio. Sì, Qualcosa c'è che ti permette di entrare, ma allo stesso tempo devi aprirti. una porta d'accesso alla traduzione, ma questa porta d'accesso alla traduzione non ti dà l'accesso alla traduzione totale del greco, ti dà Certo, qua si parla del greco, ma una. si può parlare delle lingue, cioè No, è per una il latino specificità. credo che sia una specificità, sì. Beh, però, ad esempio, io stavo leggendo il libro di Silvia Vecchini, adesso lo sto terminando, entro stasera lo devo terminare per un compito del coordinamento, e parla della lingua dei segni, la LIS, e quindi è la sorella che racconta attraverso la prosa e la poesia la vita di suo fratello Carlo, che è sordo e sta perdendo anche la vista. E lo racconta attraverso pagine di prosa e pagine di poesia. Cosa vuol dire? Spiegarsi con una persona che ha così poche soglie di comunicazione come la mancanza dell'udito e un occhio solo che pian piano si sta spegnendo. E credo che l'idea dell'immagine della Sì, sordità. ma è proprio ecco che lo rendono non tanto e non solo intraducibile quanto incomprensibile. Non è comprensibile, molto, molto non è comprensibile. Cioè dobbiamo andare a avvicinarsi, è un po' un discorso che si potrebbe avvicinare a quello della musica. Niente, questo libro io lo trovo assolutamente straordinario. Da una citazione di. No, se, finisco con due poeti. Il libro inizia citando Oden, vediamo se lo trovo.
dice, allora, la conoscenza può mostrarsi utile, però è anche divertente fare ipotesi piuttosto che sapere. Sono i versi di Oden e fanno parte di una breve raccolta non pubblicata in vita, ma uscita postuma. Libertà dall'obbligo di dimostrare, approfondire e appunto sapere. Un poeta può concedersi questo e altro, un filologo di professione non può, non deve farlo, quindi due lavori diversi, ma il greco ti porta più nella prima direzione. E però chiuderei il discorso, che poi si può anche riprendere e riprendere anche questo insieme a voi una volta letto il libro con questa poesia di Wisława Szymborska che dice: le statue di marmo muoiono in bianco e non sempre del tutto. Della statua in questione si è conservato il busto. Ricordatevi che stiamo parlando del greco antico. Ed è come un respiro trattenuto nello sforzo, poiché adesso deve attirare a sé tutta la grazia e la gravità di quanto si è perduto. E questo gli riesce, questo ancora gli riesce, riesce a farlo. Come dire meglio? Qui io mi taccio. L'altro libro del quale invece è un libro di una nuova collana di Einaudi Stile Libero, il cui primo titolo questa collana è proprio una collana di che è proprio versus uno contro uno affrontato. Bellissimo libro come devo dire tutti i libri di Matteo Nucci, è che parte da un assunto. Noi siamo abituati alla dualità è Achille che vive e riesce a vivere soltanto, riesce a pianificare, che vive l'impulso del gesto, della lotta, dello scontro contro, versus, anzi, Odisseo. Perché Odisseo invece non riesce a vivere il passato come Achille, ma a differenza di Achille riesce a vivere il futuro, riesce a programmare, a progettare, ad essere uomo pensante, ad essere uomo che si organizza, che organizza il proprio viaggio. Achille non organizza nessun viaggio, Achille si scontra nel presente, Ulisse, Odisseo, fa tutta un'altra cosa. E quindi non è Ettore, Achille, è Ettore, è Achille e Ulisse. Ci sono le pagine bellissime di Christa Wolf dedicate a in Cassandra, dedicate ad Achille, che lo trasforma completamente. Cioè non è più l'Achille di Omero, che è una cosa completa. L'autore della trilogia sulle sfere, che è uscito adesso con L'ira e il tempo, che ha un pronome impronunciabile, è un polacco, Slurgiv, come si chiama? Quello sulle sfere, tu dici Adesso che ha pubblicato L'ira e il tempo, che abbiamo in filosofia, che è pone Sloterdijk, figurati Peter se Sloterdijk. me lo posso ricordare. Lui parte proprio dall'idea che all'interno dell'epica si colloca l'idea centrale di una cultura, per cui dice: attenzione, che la nostra cultura si è fondata sull'ira di Achille, cioè
Noi viviamo con rancore, con l'idea di dover vendicare, di questo moto culturale. Adesso poi ho solo letto l'inizio, per cui non sto vendendo il libro, sto vendendo un entusiasmo per un inizio, che sempre fa. Ha divertito uno dei libri, secondo me, fondamentali La da me. trilogia delle. No, 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 quello su cui dobbiamo cambiare modo di vivere. Vabbè, comunque. Io Vai. perché all'interno di una sistemazione di ordine della libreria e tutto quanto che libri, ma dove gli altri possono trovare libri. E dove possono trovare degli stimoli, per cui dall'idea di mettere a posto i libri in ordine alfabetico di casa editrice, di collana, si è passati poi a proprio libero autore, ma avendo a che fare con un settore che è quello dei ragazzi, significa voler distinguere poi quelli che vengono con il bambino perché è piccolo, quelli che vengono col bambino che può già leggere autonomamente, quelli che mandano il ragazzino a scegliersi i libri, già vuol dire preparare, allestire degli spazi diversi con degli spunti e degli stimoli diversi. Ed è più facile sbagliare, o comunque è una sfida continua, come in tutti i settori dell'editoria, perché io presento i Un libro ha libri. Il dentro. signor S. Lunga ha sempre. Sono narrate le vicende di lui che litiga con il figlio perché non sa disporre, non sa gestire bene gli spazi dei supermercati. Però sono d'accordo su questo, cioè dove vai a trovare i piselli? All'S. Lunga sono sempre stati nel solito posto, almeno quella di via Sì, no, ma Sorrentino. perché è facile metterli. Un libro invece parla di ogni cosa, cioè, voglio Sì, lo dire. Un puoi libro mettere. non lo puoi chiudere in un genere, cioè quel genere lì, ma Ma no. dove metti Roald Dahl? Lo metti nella Salani, lo metti a sé No, ma che quasi tutti i dialoga libri, con voglio Astrid dire. Lindgren. Astrid Lindgren che è suddivisa a tanto nella Salani, ma poi a tanto anche in altre. Filoni dei quali volevo parlare partendo da Andrea, perché Andrea mi ha detto io guarda, parlerò di mito, e allora cercherò di parlare velocemente perché sono dei libri rispetto ai quali ci sarebbe tantissimo di cui parlare e accenno semplicemente agli argomenti. Ho cercato di inserire all'interno dei consigli di lettura, soprattutto delle medie, dei consigli riguardo al mito. E ho recuperato un autore francese che è l'Ippocampo, cioè innovativi e particolari, nel senso che è un modo di raccontare dei miti non conosciuti con una struttura che si adatta anche a una lettura ad alta voce o a una lettura a episodi, come il mito dovrebbe essere. Sì, Cioè, certo. il mito, in fin dei conti, è una narrazione e tutte le narrazioni fondamentalmente è continua, la dobbiamo riprendere. Lui si è concentrato su due personaggi che sono centrali. E nello stesso tempo, come dire, non sono Giove, non sono Cosmos, sono Mercurio, Hermes, che è il dio della velocità, il dio della trasformazione, il dio dei cambiamenti, quindi del commercio, della truffa, è un dio con tantissimi aspetti, e ogni capitolo inizia. Per poi dare un finale con su scritto continua, 3 o 4 pagine, non di più, in modo tale che ognuno possa appassionarsi delle vicende di questo dio
da scoprire, nonostante che sia classico, e l'altro si propone in una veste molto meno colorata, molto più classica, il romanzo di Artemide, una divinità centrale prima che arrivassero le religioni classiche. Artemide è una divinità intorno alla quale c'è ma anche il fascino, i boschi, la natura, e anche questo è in piccoli capitoli. Continuo o con tanti episodi. Rispetto a questo, che come lo pronunceresti, Zack? Muriel Sack. Sack, ma Sì. poi insomma, Patrick è sempre un editore Dovrebbe che. essere di origine ungherese. Beh. Questo libro, soprattutto in Francia, ha avuto un successo. In Questa, in Italia questa, con, questa niente. con la... Silvia dei Ladri è un libro quasi culto. Senti, è vero che stiamo accumulando argomenti di cui vorremmo parlare, che erano il rapporto lettore-libro-testo e altro, però io 7 minuti dopo me la mezzanotte me lo giocherei per un altro appuntamento. Ma sì, certo, perché... Che è un libro fondamentale. Chiuderei qui anche perché l'idea di dare appuntamento alle 7 era per appuntamenti che stessero intorno ai 20 minuti, Invece ne abbiamo fatti. all'incirca 45, Ecco. 40, 30, una cosa di Poi questo io mi tipo. domando perché non hanno... perché siamo noiosissimi lunghi. Senti. Mi sono accorto di una cosa, che abbiamo parlato di spazio, di libreria, e ci siamo andati a sistemare tra scatoloni. In realtà noi qua siamo sommersi da scatoloni perché l'editoria è un fiume di libri che vengono proposti quotidianamente, e nel momento in cui c'è stata la chiusura si sono accumulati tantissimo. Adesso si sono aperti i rubinetti e la prima acqua è stata come dire, ferruginosa, con un po' di ruggine, per cui arrivavano le novità di 2 mesi fa, le Sì, cose già. era ruscellato. Prentizia. Sono arrivati gli ordini, ci sono qua 17 scatole di ordini accumulati in 3 settimane, le novità che erano 11 scatoloni, per fortuna Andrea Bordone è stato Sì, è molto efficiente. efficiente. Io vado a fare pipì, direi. Che dopo Io non ve lo dirò mai. Ciao, Ciao, ciao. arrivederci, ciao.